rinnovato entusiasmo qui a Santa Maria Capua Vetere. Oggi c'è l'apertura del suo comitato elettorale, c'è una grandissima affluenza, è un bel segnale di stima nei suoi confronti. Sì, chiaramente Santa Maria è una città che merita rispetto all'interno di questa nostra provincia, e in questo collegio è la città capofila. In questo collegio Santa Maria, come tutte le altre città del Capua, Sessauruca, Piemonte Matese, Alife, città bellissime, ricche di giacimenti culturali, ricche di storie, dovremmo fare in modo che in questo collegio ci sia una rete di beni culturali che sia una risorsa per il nostro paese, per l'Europa, un patrimonio dell'umanità, ma soprattutto sia un patrimonio che debba essere girato a reddito per le future generazioni, dare a loro la possibilità di vivere qui, di lavorare. Adesso il governo ha tirato fuori questo provvedimento importantissimo, Resto al Sud. È un invito ai tanti giovani di mettere in piedi un'attività che sia legata al turismo, alla promozione turistica, e questo consentirà sicuramente di dare uno sviluppo e soprattutto di ripartire da Santa Maria Capua Vetere. Dopo l'esperienza al Consiglio regionale, è pronto per fare il salto verso Roma? Lei, mentre il PD sta crollando un po' nei sondaggi, lei è sempre quello che ha ottenuto sul territorio locale grandissimi risultati elettorali, sarà così anche questa volta? Ma non ritengo che il PD crolli, però ritengo invece che il territorio, la gente del collegio, i cittadini da Santa Maria Capua Vetere a Mignano Montelungo, a Castel di Sasso, sappiano riconoscere chi in questi 12 anni ha sempre lavorato per il territorio e può essere e può continuare ad essere un punto di riferimento. Un piccolo salto infine sull'amministrazione locale, lei ha un paio di consiglieri comunali qui a Santa Maria Capua Vetere, un assessore Nicola Leone, sono persone che si sono forgiate sotto la sua attenzione. No, diciamo che qui è un gruppo importante, abbiamo un gruppo politico importante che sostiene questa amministrazione in modo leale, ma c'è un sindaco che è una persona di prim'ordine, che sia soltanto sostenuto, ma credo che merita rispetto da parte di tutti quanti.